18 marzo 1848. A Milano il popolo insorge contro gli austriaci, alza le barricate e combatte strada per strada contro l'esercito del generale Josef Radetzky. Iniziano le 5 giornate di Milano, uno degli episodi più noti della storia risorgimentale italiana. Si forma un governo provvisorio di Milano, presieduto da Gabrio Casati, e un consiglio di guerra, con a capo Carlo Cattaneo. Il 22 marzo, gli austriaci si ritireranno nel quadrilatero. Milano è libera.